in questo numero. Memoria e musica. È un luogo della memoria che a Napoli si attendeva da tempo, un luogo in cui il Teatro San Carlo, istituzione prestigiosa che ha attraversato secoli di storia musicale e culturale della città, racconta la sua straordinaria tradizione. Memus è il nuovo spazio museale del lirico napoletano, realizzato a Palazzo Reale in ambienti attigui al teatro. Su una superficie di 600 metri quadri, il museo, aperto tutti i giorni tranne il mercoledì, è diviso tra area espositiva, sala convegni, bookshop, centro documentazione attrezzato da testimonianze multimediali, galleria virtuale in 3D attivata attraverso postazioni touchscreen. E sono proprio le tecnologie a imprimere un tratto distintivo a questo luogo, concepito non come un museo tradizionale come quello della Scala a Milano, ma piuttosto come luogo dal quale accedere alla storia del teatro e non tanto o non solo come raccolta di testimonianze legate agli allestimenti che hanno fatto grande la reputazione del San Carlo nel mondo. Una storia mai raccontata al pubblico in modo organico. Ci sono postazioni che consentono di accedere al centro documentazione, 4 iPad collegati a maxi schermi per l'accesso a tutta una serie di informazioni e contenuti con la possibilità di condividerli sui social network o inviarli via mail. 15.000 le schede nel database tra titoli d'opera, balletti, concerti con file video e audio, immagini, ritagli di stampa, libretti. Curatori dell'iniziativa sono Laura Valente, Nicola Rubertelli, Giusi Giustino, Giulia Minoli. Memus, memoria e musica. Questo è un archivio in viaggio, un archivio che vive e cammina. Si entra qui e si ha l'idea di entrare in un luogo dove fare un'esperienza. Al successo di tanti allestimenti hanno contribuito in modo fondamentale le scenografie. Lo spazio l'ho usato soprattutto negli ultimi anni come riferimento per l'opera, per la collocazione dell'opera, senza accentuare quei dati di decorativismo e di decorazione dello spazio, ma interpretando lo spazio come volume interno del palcoscenico nel quale far agire le persone. Prezioso per la riuscita di uno spettacolo l'apporto dei costumisti. Qui in mostra ci sono costumi di scena tratti da allestimenti prestigiosi, tra gli altri quelli creati per il Parsifal wagneriano. La costumista Giusi Giustino ci racconta alcuni degli abiti qui esposti. L'abito alle nostre spalle è una creazione di Capucci ed è stato disegnato per la rappresentazione Capriccio di Strauss del 2002 ed è fatto di taffetà, di seta e lamé. Quelli alle mie spalle sono stati creati dalla costumista Franca Scorciapino. La differenza è proprio della costruzione, del tessuto stesso che è stato costruito. Largo spazio all'arte contemporanea, con cui il teatro ha avuto sempre un rapporto fervido e vitale, e in omaggio a questa lunga interazione, il Memus ospita la mostra Arte all'opera, opera ad arte. Questa prima mostra è dedicata ai segni e ai tratti dei grandi artisti contemporanei che hanno lavorato per noi, come Kiefer, Frigeri Squarciapino, Paolini, Paladino, ma anche andando a ritroso nel tempo abbiamo trovato dei bozzetti di scene e costumi straordinari. Parliamo di Prampolini, parliamo di Purificato, parliamo di Paolo Ricci, parliamo di Luzzati. In mostra anche altre testimonianze della lunga storia del teatro, dalle scarpette di Alicia Alonso ad una lettera di Verdi donata dalla Regione Campania che ne era in possesso, dei programmi di sala in stile Liberty agli abbonamenti ottocenteschi, ad una coloratissima litografia con il ballo di Carnevale 1827 al San Carlo. Donati da istituzioni e cittadini sono una piccola parte della mole di materiale che si potrebbe recuperare e a questo proposito il sovrintendente lancia un appello. Per favore, aiutateci a ricostruire la nostra memoria. Io so che molto materiale del San Carlo è sparso a Napoli e non solo a Napoli, aiutateci ad averlo tutto qui nel nostro Memus, che è la memoria e che rimarrà di proprietà di tutti.